terza edizione di successo per CNA Day Moda, il grande filé organizzato dalla CNA di Pesaro e Urbino che per il secondo anno consecutivo si è svolto nella città ducale. Oltre 3.000 le persone che hanno riempito Piazza Duca Federico per l'ormai tradizionale appuntamento estivo che promuove il settore del tessile e dell'abbigliamento. Questa 13ª edizione è stata dedicata agli abiti da donna, agli accessori, all'intimo, alla maglieria e agli abiti da sposa. Soddisfatti il presidente provinciale Alberto Barilari, che ha ribadito l'importanza delle piccole imprese per il sistema economico locale, e il segretario e patron dell'iniziativa Moreno Bordoni, raggiante per la riuscita dell'evento e per aver bissato con successo la sfida di Urbino. Io dico che lo slogan coniato lo scorso anno, la bellezza chiama la bellezza, davvero è molto rappresentativo di quello che è il vero cuore di CNA Day Moda. Urbino ha voluto fortemente CNA Day Moda, CNA Day Moda ha voluto fortemente Urbino, e qui nella culla del Rinascimento siamo dentro un libro di storia, una location meravigliosa, i nostri artigiani presentano le loro meravigliose creazioni. Quindi, dal concept alla realizzazione, tutto made in Italy. Noi siamo fortemente impegnati in questo. Ora, nonostante la crisi, ci sono ragazzi che si stanno reinventando, nuovi brand, e noi abbiamo il dovere, da un lato perché è il nostro lavoro, da un lato un dovere morale di dargli una mano. E come lo facciamo? Dandogli la massima visibilità. Tanti gli applausi durante la serata per i due presentatori, la conduttrice Rai Adriana Volpe e il conduttore radiofonico David Romano. A conquistare il pubblico anche i testimonial che hanno fatto trapelare alcune notizie, a cominciare da quella che riguarda la campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francesca, che sul palco di Day Moda ha confermato il suo imminente matrimonio, e poi Adriana Volpe, che non ha smentito un suo imminente passaggio dalla Rai alle reti Mediaset. Sicuramente si chiude un ciclo e si apre una nuova storia, un nuovo capitolo, e vedrete un'Adriana sicuramente diversa e innovativa. Giulia Salemi invece, regina dei social con oltre 1 milione di follower, che era attesa a Urbino da numerosi fans, dal palcoscenico ha lanciato varie dirette social. Altra testimonial della serata è stata Barbara Chiappini, che ha confessato come le sue forme sinuose e mediterranee si intonino perfettamente al nero, mentre il conte Filippo Nardi, dopo qualche consiglio sul giusto look, si è lanciato in simpatici siparietti con le TV locali, mettendosi alla prova con il dialetto locale. Il classico mi piace. Se poi posso dirvi, a casa avete un dubbio, se siete lì davanti al vostro armadio, avete qualche dubbio, nero, non puoi sbagliare. Filippo, abbiamo visto oggi pomeriggio qua in Piazza Duca Federico che eri alle prese con il dialetto locale. Bellissimo. Sei riuscito ad imparare qualche cosa? Io amo dialetti, che chi dice il nostro dialetto è brutto, non è vero, che fa parte delle radici, no? E qui fa veramente ridere, cioè, mette allegria. Cosa fa stasera? Sto bom, va là, non so che fa stasera. Simpatia, qualità, moda, musica e spettacolo hanno così dato vita a una serata entusiasmante che si è conclusa con gli aquiloni e i colori delle contrade di Urbino.